Oggi parliamo di allenamento progressivo, corsa progressiva, spesso un allenamento sottovalutato, ma secondo me molto molto importante, soprattutto per le discipline di endurance, dalla mezza maratona in poi. Perché secondo me è importante questo allenamento? Vabbè, prima di tutto è un allenamento costante, quindi non è un interval training, che noi abbiamo dei periodi di riposo, recupero, dove ci fermiamo, dove caliamo il ritmo, anzi noi li aumentiamo. Qui, come dice la parola stessa, è un allenamento costante dove noi, in diversi modi, che adesso andremo a vedere, aumentiamo la nostra velocità. Questi allenamenti possono essere più o meno lunghi, sono importanti secondo me perché noi andiamo a fare il contrario di quello che magari ci succederà nell'evento, perché il 99% degli amatori non farà la gara in negative split e quindi diciamo che noi andiamo a fare una cosa diversa da quella che troveremo in gara, però nello stesso tempo, oltre ai benefici che questo allenamento ci dà in materia fisiologica, organica, metabolica, di allenamenti, di sviluppo delle nostre capacità, secondo me ci aiuta proprio nel tenere duro, perché noi stimoliamo il nostro corpo ad aumentare in qualche modo, più o meno, adesso andremo a vedere, nella seconda o ultima parte di allenamento, e questo è molto importante quando noi in gara poi ci vengono a mancare un po' le forze e dobbiamo tenere duro nell'ultima parte. Andiamo a vedere i diversi tipi di allenamento da poter inserire. Secondo me si differenziano in cinque allenamenti diversi di progressivo. Abbiamo il lungo lento progressivo, la corsa lenta progressiva, il progressivo classico, la corsa veloce progressiva e ovviamente l'allenamento medio progressivo. Il lungo lento progressivo, andiamo a vederlo, è un allenamento lungo, preparazione magari maratona ovviamente. Questo è un allenamento, immaginiamo un allenamento di 30 km, ovviamente dopo un po' di tutti gli allenamenti io consiglio di farli dopo un po' di riscaldamento, dopo un po' di attivazione, ho fatto anche dei video dedicati con la mia routine di attivazione molto semplice, veloce ma efficace, di mobilità articolare, di stretching dinamico e di preparazione del corpo alla seduta di lavoro. Immaginiamo un allenamento di 30 km, immaginiamo un allenamento lento, immaginiamo un atleta, il solito atleta che ha come soglia anaerobica 4 al chilometro, cioè che corre 10 km in 40 minuti. Quindi dovrà fare un lungo lento ai 5 al chilometro. Invece di fare 30 km ai 5, noi dividiamo questo allenamento in tre parti. Facciamo i primi 10 km ai 5,05, i secondi 10 km ai 5, i terzi 10 km ai 4,55. È un allenamento difficile da gestire perché parliamo di un allenamento con tanti chilometri, ma anche qui è molto importante la gestione, soprattutto della prima parte. Questo allenamento ci insegna a gestirci bene nella prima parte e a tenere duro nella seconda e ultima parte quando la stanchezza affiora, perché i chilometri ovviamente affiorano. Questo è un allenamento dove noi ci dobbiamo integrare, quindi ovviamente sarà anche una sorta di prova per la gara. Mi piace molto sempre dire ai miei ragazzi di utilizzare tutti questi lunghi anche come delle vere e proprie prove, come abbigliamento, come integrazione, come colazione, come alimentazione. È molto importante perché poi il nostro corpo, come sappiamo, meno cose nuove sperimenta il weekend, i giorni prima, durante la gara, meglio è. La corsa lenta progressiva non è altro che lo stesso allenamento, ma fatto per una corsa breve, magari un allenamento di fondo durante la settimana, fatto in maniera progressiva e invece magari che in maniera costante, alternate. Come l'allenamento di prima, qui siamo sempre in fase aerobica, quindi andiamo a stimolare il nostro meccanismo aerobico. Ovviamente stiamo correndo lentamente. Immaginiamo sempre di dover fare 12 km ai 5 al chilometro, noi facciamo i primi 4 km ai 5,05, i secondi 4 km ai 5, i terzi 4 km ai 4,55. Quindi andiamo a fare un progressivo come prima, ma per una corsa lenta magari che facciamo normalmente in un giorno qualsiasi della settimana. Un medio lo possiamo fare in progressione, anche qui immaginiamo lo stesso atleta, deve fare il medio ai 4,30, un allenamento da 9 km, noi andiamo a fare i primi 3 km ai 4,35, secondi 3 km ai 4,30 e terzi 3 km ai 4,25. Anche qui l'allenamento ovviamente è più difficile perché l'allenamento al medio è un allenamento un po' più veloce, un po' più impegnativo e farlo in maniera progressiva non è semplice ma ci aiuta. Inseritelo perché
Io sono veramente a favore di questi allenamenti progressivi, secondo me ci aiutano veramente tanto a tenere nel finale di gara, nelle gare di endurance, nelle maratone, ma anche nelle mezze maratone, per riuscire gli ultimi 3 km a dare quel qualcosina in più e magari fare il personale. Andiamo a vedere il progressivo classico. Il progressivo classico è un progressivo dove noi partiamo dal nostro fondo lento, passiamo dal medio e arriviamo alla soglia. Quindi qui facciamo un allenamento che non è solo aerobico, ma anche anaerobico. Andiamo a sviluppare, a lavorare anche su un fattore anaerobico. Immaginiamo un allenamento da 10 km, noi faremo i primi 2 km ai 4,45, poi 2 km ai 4,35, poi 2 km ai 4,25, 2 km ai 4,15 e l'ultimo chilometro magari ai 4. Come vedete, questo è il classico allenamento progressivo a scalini, dove noi arriviamo alla velocità della soglia anaerobica. Poi abbiamo la corsa veloce progressiva, immaginiamo sempre il solito corridore, qui può essere anche una strategia di gara, noi dobbiamo fare i nostri 10 km al massimo delle nostre possibilità ai 4 al chilometro. Invece di fare 4 km costanti, magari dividiamo la gara e facciamo i primi 3 km ai 4,05, la fase centrale ai 4 e l'ultima fase ai 3,55. Difficile, ma estremamente utile per migliorare, per fare quello scalino in più, per fare il nostro personale. Possiamo farlo sia in allenamento che in gara. Ovviamente in allenamento magari non riusciremo a performare così tanto, come dico sempre, in gara riusciamo ad ottenere, a fare una prestazione che in allenamento mai riusciremo a replicare, perché c'è il contesto, la situazione, l'evento, quindi è molto importante anche fare degli allenamenti in gara o usare la gara come allenamento per metterci alla prova, per testarci. In allenamento magari possiamo fare lo stesso allenamento veloce, ma magari lo facciamo 5-10 secondi più lento, che però a parità di sforzo sarà come farlo in gara, perché come vi dicevo, la prestazione si fa in gara, c'è l'adrenalina, sono delle componenti che sono uniche. Quindi, come avete visto, ci sono diverse maniere ovviamente, di gestire l'allenamento, anzi tutti gli allenamenti si possono fare in progressione. Secondo me è molto utile per gli atleti di endurance, come ho già detto, inseritelo, invece di fare anche una solita corsa lenta, fatela in progressione. Vi aiuterà sicuramente per migliorare nell'ultima parte di gara, che è quella dove terribilmente tutti, io, tantissimi atleti, quando facciamo il questionario iniziale, quando ci confrontiamo, mi dicono proprio che nell'ultima parte ho avuto un calo fino al 16esimo, fino al 17esimo, fino al 18esimo, perfetto, poi gli ultimi 3 km non ne avevo più. È proprio la gestione della gara, ma anche l'allenare l'ultima parte di gara mentalmente, fisicamente, è molto molto importante. Vi ricordo sempre di scaricare la mia app sempre di corsa, disponibile su tutti gli store, ci sono tantissimi contenuti gratuiti, da settembre contenuti esclusivi solo in app che non saranno né sui canali social né qui su YouTube. Mettete un like qui al canale, a voi non costa niente, per noi è molto importante, cercheremo sempre di aumentare i contenuti e gli aiuti che riguardano la nostra passione che è la corsa in questo canale, ce la metteremo tutta. Mi raccomando, sempre di corsa, alla prossima avventura.